Nuovo look per il Verdicchio che per il 2016 debutta anche in veste social al fianco dell'olimpionica Elisa Di Francisca con la campagna Verdicchio Storia di Carattere, presentata a Jesi dal direttore dell'Istituto Marchigiano di Tutela Vini, Alberto Mazzoni, assieme alla campionessa marchigiana di scherma. Il Verdicchio vitigno autoctono, il nostro testimone non poteva essere che autoctono. Meglio di lei nessuno ci può rappresentare nel mondo. Ci avviciniamo alle Olimpiadi di Rio, speriamo, incrociamo le dita, seguiremo lei su Facebook e a Rio, perché il Verdicchio deve accompagnare questa riscossa marchigiana nel mondo. Ci crediamo tutti quanti, lo stiamo facendo insieme, siamo convinti che dietro il Verdicchio, dietro questo grande locomotore, possiamo attaccare tantissime carrozze e far crescere il Rosso Gonoro, il Biancello del Metauro, i Colli Maceratesi, la Vernaccia, i vini delle Marche, che rappresentano oggi un qualcosa di importante di nuovo su un panorama internazionale che vede i nostri vini in modo positivo. Si rinnova inoltre il sodalizio con Elisa Di Francisca, ambasciatrice del Verdicchio nel mondo, per il terzo anno consecutivo, vino bianco più premiato dalle principali guide di settore. La campionessa jesina di scherma sarà infatti il volto della prima tranche della campagna del Climb Classe Tenacia, che vede affiancare le sue due passioni, Verdicchio e Fioretto, in un look black and white. È un onore perché sono di Jesi, perché bevo Verdicchio da quando ero piccola, nel senso che a casa mia non è mai mancata la bottiglia di Verdicchio, lo apprezzo da tanto e sono felice perché comunque mi rispecchia molto questa cosa dell'essere nuovamente in testa alle classifiche, campione. Questo vuol dire che è un buon vino, che se lo merita e che ha molta tenacia e eleganza, e anche il fatto che comunque viene portato all'estero è una grande soddisfazione, così come nella scherma. È una bella soddisfazione per me, appunto perché lo conosco come vino, quindi è bello. L'obiettivo della nuova campagna sui social network, con una nuova pagina Facebook dedicata al Verdicchio, per arrivare poi sulla stampa e in radio nei prossimi mesi, è esprimere attraverso le immagini la profonda identità editoriale e territoriale di questo vino, di lunga tradizione, ma allo stesso tempo la sua eleganza e la sua forte personalità. La presentazione è importante, come sarà molto importante seguire poi tutta quella che è la promozione e la valorizzazione di questo prodotto eccellente che qualifica un territorio, quello delle Marche, e la nostra azione anche come organizzazione è sempre quella di valorizzare e promuovere i nostri prodotti, il nostro territorio, per dare la possibilità alle nostre imprese di continuare a svolgere quell'attività indispensabile per la società, che non è solo quella di produrre prodotti ma anche di salvaguardare l'ambiente e mantenere il territorio. Salvaguardia dell'ambiente ma anche una promozione del territorio, un'integrazione di tante realtà e aspetti che storicamente caratterizzano la nostra regione. Il Verdicchio sta acquistando sempre maggior successo e notorietà nel mondo, l'export come procede? Ma il Verdicchio è il prodotto trainante della viticoltura e della vinificazione del nostro territorio. Per quanto riguarda l'esportazione in generale, tutti i prodotti, Verdicchio compreso, sono in aumento, proprio perché da questi prodotti hanno concorrenti ma sicuramente inferiori a livello di qualsiasi altro paese. Il bianco, il Verdicchio bianco, è considerato nel mondo uno dei migliori vini bianchi. Si è associato il Verdicchio ad un'altra eccellenza della nostra regione, stiamo parlando di una campionessa nota in tutto il mondo come la Di Francisca. Certo, ma queste immagini, queste cose sono sicuramente di grande importanza, perché danno comunque a chi, deve in qualche modo valorizzare un territorio, a chi in qualche modo deve capire qual è il prodotto. Se dietro c'è un soggetto come la campionessa, è scontato che la percezione di chi vede o chi ha questi messaggi è una percezione fortemente positiva.